Questa uscita oggi ha un sapore diverso. Buongiorno. Siamo a metà ottobre del 2023 e il nostro cavallo di battaglia è diverso. Non siamo sulla Tenerona, come ben sapete. E soprattutto non siamo in Sud America, siamo in Europa e siamo nella nostra terra, che dovete per forza venire a visitare. La direzione ora è Castelluccio di Norcia. Vamos! La bella giornata e la bella stagione che ancora continua ci fa apparire il panorama che abbiamo davanti veramente come celestiale. I primi sprazzi d'autunno che neanche si vedono, perché è come se l'estate continuasse senza sosta. Siamo accompagnati da amici stamattina, come potete vedere. Usciamo ufficialmente dalla nostra provincia Macerata, entriamo nella provincia di Perugia e automaticamente nella regione dell'Umbria. Siamo a Castelluccio di Norcia. Ragazzi, buongiorno, bentornati sul canale. Oggi partiamo con la moto nuova e con amici di vecchia data. Vamos! Ripartiamo proprio ora con una sfilata di macchine. Salutiamo i ragazzi di Ferrara, dell'Emilia Romagna, che comunque erano scesi ieri pomeriggio e faranno la zona di Campo Tosto, faranno un giro dalle nostre parti. Un saluto, è stato un piacere conoscervi. Guardate che spettacolo alle 9 di mattina. Ci sono 20 gradi e siamo alla metà di ottobre. Pazzesco! E comunque ben arrivati oggi a bordo sulla moto nuova. Vi ho detto, partiamo con il botto perché giornata fantastica, moto nuova, uscita con amici di vecchia data. Che aggiungere? Nulla più, nulla più. In fondo la nostra bella Italia. Abbiamo girato a sinistra, faremo forca di Presta, perché per arrivare a Castelluccio avete tre opzioni: forca di Presta, Castel Sant'Angelo sul Nera oppure per Norcia. Dal mio punto di vista, quella che andremo a fare è la più bella perché è la più panoramica. Ho lavorato un po' sulle impostazioni delle sospensioni, l'abbiamo messa Dynamic Pro e soprattutto con il precarico al massimo. Oggi siamo partiti prestissimo perché la strada è tanta, l'idea è di arrivare a Bacoli per la notte, ma faremo tutta all'interna, quindi senza mai prendere l'autostrada. Poi ovviamente con calma vi parlerò di questa moto, in quanto sia voi che noi dobbiamo prenderci ancora confidenza, anche se devo riconoscere che l'impatto è stato molto positivo. Ma andiamo per gradi. Lasciatemi dire una cosa: per noi Castelluccio è un po' come giocare a casa, e una giornata del genere senza una nuvola non capita praticamente quasi mai. Non solo, diciamo che giornate come queste in questo periodo dell'anno è praticamente impossibile incontrarne, quindi ne siamo felicissimi. L'estate ci avete detto, ci hanno detto che è arrivata molto tardi quest'anno in tutta la penisola, stiamo guadagnando tempo rubandone all'autunno. Bisogna sempre guardare, come mi insegna Fra, il bicchiere mezzo pieno, cerchiamo comunque di prendere il bello, e cioè una buona e mite temperatura. Siamo di nuovo sul confine Umbria-Marche. Quello che vedete in fondo è Forca di Presta. All'arrivo dell'autunno in Sud America eravamo in Cile, ricordo benissimo Capitan Pastene, quella frazione con una grossa comunità di italiani, di immigrati italiani, e di nuovo la storia che si ripete da quest'altra parte del mondo, con i colori che pian piano inizieranno ad assumere delle tonalità di arancio e di marrone, bellissime, perché questo è. Nello stesso anno è bellissimo anche avere la possibilità di vivere due volte lo stesso momento.
momento. Vi ho detto che questa è la soluzione migliore per arrivare a Castelluccio, perché praticamente giriamo intorno al Monte Vettore, che è questo qua. Non sono le Ande, ma sono gli Appennini, quindi dagli Appennini alle Ande. E di nuovo, se salite dalla costa, consiglio di passare per Forca di Presta, perché anche la strada per arrivarci, Monte Fortino, Monte Monaco, Monte Gallo, è una strada pazzesca, chiamata tra l'altro la Via del Parco. Scendendo l'asfalto non è il massimo, quello che vedete in cima è il Monte Vettore. Questo è il Monte Vettore, causa di tanti dei nostri mali purtroppo legati a fenomeni sismici. È il più alto di tutto l'Appennino marchigiano. Scesi a valle, abbiamo superato la frazione di Pretare e di Piedilama. Il terremoto del 2016 ancora ha lasciato segni visibili. Nonostante siano passati quasi 7 anni, la situazione è ancora questa che state vedendo. Per i residenti hanno adottato questa soluzione, ovvero in ogni comune, in ogni frazione è stato scelto un luogo dove costruire queste case. Francesco dice quasi 7 anni, perché noi spesso facciamo riferimento alla scossa più forte, quella del 30 ottobre 2016, ma tutto iniziò il 24 agosto del 2016 con tutto ciò che conosciamo e con la distruzione anche della città di Amatrice. E comunque sono stato un po' maleducato, non vi ho presentati. In pole position Giorgio KTM 1290, seconda posizione Fabio Ducati V4, noi con questo cancello di moto e dietro Massimo con la Ducati V4. Praticamente la moto con minor cavalli è la nostra, ma siamo abituati con Super Tenere, quindi ce ne sono troppi qua. Comunque, primo accessorio che già non ne farei a meno è il cruise control, è bellissimo. Quando Francesco dice è bellissimo, due volte io ho i brividi, qualcuno capirà perché. Ci fu un giorno del febbraio 2023 sul Ripio maledetto in cui lui disse due volte è bellissimo, e mentre lo diceva stavolta non aveva le mani sul manubrio. Ai. Intanto facciamo i test con la moto, vediamo se guida da sola effettivamente come dicono. Considerate che siamo come sempre a pieno carico, saremo intorno ai 480 kg, quindi dynamic e precarico al massimo. Dalle prove fatte finora sembra la soluzione migliore. Io di mio, da buona a nulla sopra la sella di una moto, posso dirvi che invece a me piace molto il fatto che la mia posizione sia un po' rialzata rispetto a come sono sulla Tenerona, quindi col fatto che Francesco sia molto più alto di me ho una visuale un po' più aperta, quindi non devo sporgermi per vedere avanti, e questo è sicuramente un vantaggio. Devo abituarmi al rumore, stavo dicendo un po' con Massimo, con loro, con Fabio, con Giorgio, che il rombo di questa moto della GS, a cui ancora non sappiamo dare un nome, come ha detto Massimo, forse un po' più elettrico, sicuramente adesso qualcuno mi darà contro, ma probabilmente Francesco per la mia incolumità taglierà questo pezzo, va bene così. Dimenticavo, ottima comodità, ottimo comfort per quanto riguarda la mia sella, con la Wunderlich mi trovo benissimo, ragazzi. Adesso siamo appena partiti, quindi vediamo stasera se sarò dello stesso parere. Per il momento voto 10 e la mia schiena ringrazia. Siamo nella splendida Monte Reale. Noi giustamente siamo diventati la motoscopa, siamo più pesanti, quindi despacio, anche perché sento dietro Sara che se accelero un po' è meglio non farlo. In questo caso il cambio elettronico è divertente, perché non pensi, anche se a me piace premere la frizione assolutamente, però magari da non cambiare quando la moto è in tiro, però cambia benissimo. Comunque su un misto del genere abbastanza stretto ne apprezzi molto la coppia, perché anche non cambi, vai sempre in terza, quarta marcia, ovviamente senza esagerare, anche perché abbiamo le gomme nuove, siamo sui 480 kg, però la ciclistica, i pesi sono ben distribuiti. Non sento bene l'anteriore, col telelevere ci devo prendere un po' confidenza, e poi senza esagerare, prudenza sempre.
niente, per quanto le sospensioni sono settate con il massimo e precarico, quando esci in curva così carichi l'anteriore tende a sollevarsi, anzi si solleva proprio. Intanto vi facciamo immergere nelle colline del centro Italia, paesini arroccati. Quanto è bella la nostra Italia, quanto è bella. Oh, parcheggiano un po' alla VIP di cane, però comunque, nonostante il peso, nonostante il carico, molto divertente, super super approvata. Ripeto, da prenderci mano, perché l'anteriore lo sento un po' così. Bisogna aspettare a dare un giudizio definitivo. Come primo impatto, diciamo che più che positivo. Tipo adesso, cambio senza frizione e... è piacevole. Senza scalare la marcia è piacevolissimo. E questo, per chi non lo conoscesse, è il valico della Crocetta. Hey, it's not the same. If I close my eyes, maybe I feel you again. Come tutti i valichi, ha un fascino particolare. E ci sono 19 gradi e siamo il 14 d'ottobre. Comunque inizia a farsi una certa, non so se i nostri amici bikers vorranno fermarsi per una pausa ristoratrice. E siamo tra l'altro a 1547 metri di quota, arrivati a Campo Felice. Infatti qua ci sono gli impianti di risalita, ora briefing per vedere se il ristorante è quello giusto. Antipasto arrivato e questa è la tavolata. Tutti anziani tranne la moglie, che è ancora più anziana. Che abbassa la media. Cioè, uno a 48 il più anziano è lui. Seguo a ruota. Butta io quel ferro che c'hai a Montevideo. Pubblico però. La mattinata di oggi si è svolta con una chiacchierata. Tutte le persone all'unanimità mi hanno detto di buttare via nel cassonetto l'immondizia la super tenere, ma io non le ascolterò. Non le ascolterò mai. Tu che ne pensi? Io direi di no. Per adesso, per il momento. Fettuccine, porcini e speck. Tartufo non c'è. Io e Fabio non mangiamo oggi. Voi digiuno? Cioè, ma uno che va col Ducati non può mangiare, dai. Dopo consuma troppo. Ripartiamo ora dalla capannina, che non è quella della costa toscana, ma è quella degli Appennini. Ora salutando gli uomini al lavoro, direzione Ovindoli. La fila si è riformata, piccolo tratto di strada insieme, poi purtroppo le nostre strade si divideranno. Loro dovranno tornare nelle Marche e noi proseguiremo il nostro giro. Ecco la nuova plancia di comando in notturna, il cruscotto che rimane perfettamente al centro tra il navigatore e l'altro navigatore. Così facciamo il solito test Garmin contro Google, vediamo chi vince. Abbiamo mangiato benissimo e tra l'altro dobbiamo ringraziare al ragazzone che abbiamo qua davanti. Guardate come piegano sti ragazzi, che ci ha offerto il pranzo in quanto ha preso la moto da pochissimo. Quindi ringraziamo di cuore Massimo per il pranzo offerto, anche se a mio parere dovrebbe essere il contrario. Massimo ha comprato la moto nuova, ha avuto una spesa importante, ingente, sarebbero gli altri a dover offrire a lui. Continuiamo a stupirci ancora del costo dei primi piatti in Italia, 16-20 euro per un primo. È un'esagerazione ragazzi, però questo è. La giornata è qualcosa di eccezionale.
nazionale, e questi sono i panorami che l'Italia offre, impareggiabili e inimitabili. Ci mancavano davvero 8 mesi in Sud America, questo ragazzi non si vede, non si vede e non esiste. Il nuovo mondo offre tanto, ma non questo. Però si vede altro. Ora ci salutiamo. Sì, è il momento dei saluti. Massimo, grazie di tutto. Grazie di tutto. Siamo tutti più pagati a loro. Ciao sorella. Ciao. Ciao brava. Saluta Katia. Mi raccomando, ciao. Ciao. Ci si saluta così. Ognuno giustamente per la sua strada, e buona strada a tutti. Bellissima mezza giornata insieme, siamo partiti prestissimo questa mattina, non avete visto la parte iniziale del viaggio, cioè da casa a Castelluccio, è stato veramente piacevole. Poi amici di vecchia data, abbiamo, come si dice, asfaltato tutte le strade del centro Italia con loro, mentre ora torniamo a viaggiare con la nostra classica modalità. Questa volta invece la Tenerona c'è questa moto, non mi piace chiamarla gessona, ma vedremo, dai, qualcosa ci inventeremo, magari suggeriremo. Ditecelo nei commenti. Per noi è la sorella della Tenerona che si trova in Sud America. Siamo a Rocca di Mezzo, 1329 metri sul livello del mare. Direzione Ovindoli, poi prenderemo un pezzettino di autostrada perché siamo in ritardissimo. Dobbiamo in qualche maniera accelerare, abbiamo un incontro, ma lo vedrete tra poco nel video. Ora strada bellissima, andremo sempre perennemente in discesa. La Celano, Massimo ce l'aveva detto, bellissima, perché si arriva, c'è un castello, tutta la città che si sviluppa sotto, si arriva da sopra. E ovviamente mano a mano che si scende la temperatura sale, siamo arrivati a 25 gradi. Eccola qua, con il castello sovrastante, bellissima. Vediamo tutti insieme se funziona il telepass dopo 9 mesi, ma soprattutto se funziona anche in questa posizione, ci abbiamo qua dentro. Vamos! Velocità autostradale, poi scontro attivo, 130 km/h, riparo dall'aria praticamente totale, le gambe sono super coperte, se avessi il copulino leggermente più alto anche le spalle sarebbero super coperte. Guardate, senza mani, c'è anche un po' di vento addirittura, perfetta ragazzi. Uscita Avezzano, una cosa che sto notando è che a 130 km/h il motore gira parecchio. Altra cosa, quando stacco il cruise control, tra virgolette l'impatto è un po' violento, potrebbero farlo leggermente più morbido. In questo momento appena entrati nel Lazio e lasciato alle spalle l'Abruzzo, siamo nella provincia di Frosinone, siamo a Sora in questo momento. 26 gradi, abbiamo aperto tutte le zip dei completi e si sta molto meglio. Considerate che con le zip chiuse questa mattina siamo partiti con circa 17-18 gradi, poi siamo scesi addirittura in alcuni punti 8 gradi per poi risalire a 24-25 gradi. Sotto la giacca indossiamo solo la classica magliettina Outlast della Rucca e si sta benissimo nonostante le oscillazioni, ma quando si sale sopra i 25-26 gradi bisogna iniziare ad aprire le zip. Uscita San Biagio Saracinisco, 22 minuti 16 km di curve, dobbiamo infilarci da quelle parti là. Ora siamo diretti, come vi abbiamo già anticipato, a San Biagio Saracinisco, un paesino di poco più di 360 abitanti, e voi direte, ma cosa ci andate a fare? Noi vi diciamo intanto che San Biagio Saracinisco prende il suo nome intanto dalla chiesa dedicata a San Biagio e il termine saracinisco proprio perché qui passarono i saraceni, ossia gli abitanti della penisola arabica o comunque di religione islamica. Sono zone estremamente tranquille ma molto molto affascinanti. Qui finisce il comune di Atina e comincia Villa Latina. Tra l'altro, studiando il posto, abbiamo scoperto che poco lontano da qui passava la famosa linea Gustav, che è una linea voluta da Hitler il 4 ottobre 43 e che sfruttava praticamente la zona più stretta della penisola italiana e che andava da più o meno da Cassino fino all'altro litorale, al litorale adriatico fino a Ortona, ed era una linea fortificata in cui i tedeschi cercarono di fermare l'avanzata dal sud degli alleati. Infatti la parte nord della linea Gustav, quindi tutto quello che era al nord di questa linea, era controllata dai tedeschi.
Turchi. Dalla parte sud stavano arrivando gli alleati, che sbarcarono proprio in Sicilia la notte tra il 9 e il 10 luglio 43. La linea Gustav venne superata il 18 maggio 1944 e le forze tedesche si arroccarono presso la linea Hitler, leggermente più a nord di questa linea. Sappiamo che la nostra penisola fu teatro e fu confronto tra le varie forze, quelle tedesche e quelle degli alleati. Quasi arrivati al navigatore, ultimi 5 chilometri molto molto interessanti. Questi paesi arroccati sono la meraviglia d'Italia, diciamolo a gran voce. È quello che stupisce ogni turista che arriva dall'estero, soprattutto da un altro continente che non ne conosce l'architettura. Perry, dovremmo esserci. Angry Bikers, benvenuti. Ettore, intanto ve lo presentiamo. MTS. Ottima posizione, vieni, ben riparata. Vieni, vieni, faccio vedere qualcosa. Perché non vengono solo da tutta Italia, ma sono anche, ci sono spagnoli, hanno polacchi. Infatti la bandiera della Spagna, quindi... Allora, c'è Polonia, un mio amico da Cracovia. Queste sono tutte ragazze, sono state in Turchia. C'è Jesus López Nieto, che è appena tornato dalla Transiberiana. Ramon Chiodi è tornato dalla Mongolia con quella pochi giorni fa. E poi qua, insomma, c'è di tutto. Esatto. È un ottobre un po' anomalo, ma ce lo godiamo ma tutto. Ma fortunati, perché è l'ultimo weekend così. Poi inizierà, sì, giustamente il freddo. Esatto. Cambierà. Cioè, spaccato l'ammortizzatore? Sì. Proprio tranciato. Quanto stai come carico qua, quando è piena? Calcolo, la prima volta sono partito carico, poi ho imparato, quindi ho buttato via. 10 kg in Grecia li ho spediti. In India, quando ho rotto l'ammortizzatore, ne ho tolti altri 15 kg e li ho regalati. A livello di roba di campeggio ti porti nulla? Sì, sì, tenda. Pure? Sì, ma quanto stai come peso? Questa è miscela, due di miscela e questi 5 litri di benzina. Quanto ci fai con un litro d'olio? Calcolo che con 3 litri di olio faccio 3.000 km. 3.000 km. L'olio lo trovi in giro poi in paesi? Sì, ma quando sono partito per il Ghana avevo 5 litri di sintetico nella borsa per fare il deserto andata e ritorno. Ma quando ho passato la Mauritania... Perché lì quel pezzo di 600 km, allora, come l'hai fatto? Io avevo all'andata qui, oltre a questa e quella, avevo 3 taniche. Ah, ecco, da 5 litri. Ecco. Al ritorno 4, perché c'era il vento contrario. Viaggiavo così. Io avevo le taniche fino a qui, quindi io viaggiavo così, stavo così. Io continuo a dire che tu non stai bene. E poi man mano che stai troppo le taniche, bene. Però sono arrivato giusto. Sono arrivato con un litro alla senza fine. Perché? Senza gambe. Senza gambe. Ciao ragazzi, salutiamo tutti gli amici di Angry Bikers con questo bellissimo tramonto che ora vamos a mostrarvi. Per accorciare le distanze prendiamo l'autostrada Roma-Napoli. Il solito dilemma per me è come quando prendiamo la 14, da un lato c'è Pescara, dall'altro Ancona, ogni volta devo rifletterci se vado a nord o vado a sud. In questo caso era comunque sud, direzione Napoli. Siamo all'uscita dell'A1, qualche casello in più rispetto alla nostra Civitanova Marche. Ci siamo. Bene. Andata. Purtroppo siamo in piena fila. Tra l'altro anche un odore forte e buono di pizza con la cipolla. Ci sta mettendo una fame assurda. Ma sei a Napoli, qui si mangia bene. Dovrebbe finire fra un po' la zona rossa, dice Fra, perché Google segnala che non è rimasto molto. Siamo appena entrati nella frazione di Baia, che è una frazione appunto di Bacoli, dove siamo diretti. Questo tratto di costa è sempre un grande spettacolo e con questa temperatura è ancora più suggestivo. 23 gradi, siamo il 14 ottobre 2023. Sembra di essere quasi a inizio estate, una giornata di metà giugno, ecco. Diciamo che a Baia di Bacoli non ci si rattrista, ecco. Con davanti il castello aragonese in ristrutturazione, in parte. Dovremmo esserci. Città di Bacoli. Dovremmo esserci. Ciao Michele, ciao, un piacere. Michele ci ha fatto la cortesia di mettere la moto in questa posizione, anche se poi sarà difficile uscire, ma domani non abbiamo intenzione di prendere la moto, ma di fare un giro per Baia.
moto scaricata e cambio tattico. Vamos a mettere qualcosa sotto i denti, perché sono le 10 di sera. Poi vi dovremmo parlare di dove siamo, però con calma, d'espazio. Dai, che fame, dai, c'ho fame. Dai, dai. Vamos con la pinta. Appena ritornati in casa, cena terminata, c'era tantissima musica, non ve l'abbiamo fatta vedere, ma abbiamo preso una pinza, prosciutto, parmigiano, rucola, grana, c'era tutto. Dobbiamo dirvi tante cose, ma ve le diciamo domattina, con un viso un po' più fresco, leggermente. Oggi abbiamo fatto 10 ore di moto, 1 miliardo di curve, abbiamo conosciuto moltissima gente, tantissimi motoviaggiatori, è stata un'esperienza bellissima, quindi li ringraziamo tutti, anzi vi ringraziamo tutti. Siamo in un posto fuori... Meraviglioso, però non siamo in grado di presentarvelo a modo. Quindi domattina speriamo di mostrarvelo con le luci del mattino. Per quanto riguarda la moto non vi dico ancora nulla, però per viaggiare in due, stracarica. Facciamo così, lo diciamo domani anche per la moto. Tanta roba. Ciao ragazzi.